inaugurato un monumento dedicato al personale sanitario vittima del Covid-19. L'iniziativa è stata promossa dall'amministrazione comunale di Agropoli e dalla farmacia Barlotti. L'opera dell'agropolese Erminio Ariano è stata posizionata nei giardini dedicati ai caduti di Nassiria. Presente alla cerimonia anche il prefetto di Salerno Francesco Russo, in rappresentanza del governo. È stato un pensiero che abbiamo avuto tutti quanti, in quanto noi l'anno scorso, essendo arrivati ai 100 anni della nostra attività e avendo vissuto un periodo così importante, così forte come quello del Covid, che tuttora stiamo continuando a vivere, non abbiamo potuto fare altro che pensare a donare qualcosa che possa fare quello che tanti operatori sanitari hanno continuato a fare in questi anni, ovvero salvare vite umane. Sia questo che la statua che abbiamo donato servono proprio per questo, per far capire come sia importante salvare vite umane, fare di tutto per salvare vite umane, ma sia un monito a tutti quanti i cittadini e soprattutto alle nuove generazioni che non lo avranno vissuto, ricordare quello che c'è stato. È importante, la memoria è la cosa più importante per poter creare una società nuova e una società dove tanti errori, che purtroppo lo stiamo vivendo anche in questo momento di guerra, si ripetono. È importante imparare dal passato e speriamo con questo piccolo gesto, con questi piccoli gesti, di aver collaborato a fare una cosa del genere. Dopo lo scoprimento della statua è stato consegnato un defibrillatore alla comunità di Agropoli, anch'esso donato dalla farmacia Barlotti. L'apparecchio è stato posizionato dinanzi al municipio in Piazza della Repubblica. Sì, abbiamo scelto proprio questo punto perché è a un passo dalla scuola Landolfi, vicino alla parrocchia, è in una piazza ed è anche posizionato vicino al comune, dove sarà costantemente, insomma, sorvegliato. Tutto questo ci ha fatto pensare a questa location. È una altra segnale importanza di vicinanza ai nostri cittadini, un altro presidio, piccolo presidio di sicurezza che certamente noi dobbiamo proseguire in questa direzione, perché abbiamo imparato quanto è importante la necessità di intervenire in maniera decisa, in maniera rapida, e questo, diciamo, defibrillatore automatico che è anche facile, insomma, da utilizzare, sicuramente è un passo in avanti importante per la sicurezza dei nostri cittadini.